Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Sono appena arrivato all'Alpe Cunetta e il tempo sembra minaccioso. Prima c'era un bel sole per la strada, adesso invece si è oscurato un pochino. Comunque non importa, la neve è bellissima, ho fatto una bella camminata sulla neve e sul ghiaccio. Adesso mangerò qualche cosa. Se volete seguire l'avventura dall'inizio, come al solito, insomma. A dopo, ciao! Allora, il tempo si è fatto davvero bruttino, però non importa, adesso ci siamo cambiati, siamo al caldo. Poi qui, questo posto qui è asciutto, ci cuciniamo qualcosa di caldo che fa bene e poi dopo ci siamo ripresi un attimino torniamo giù alla macchina. Speravo che fosse più bella la giornata, invece devo dire che si è proprio rovinata. Comunque qua siamo a 1560 metri e la temperatura è vicino allo zero in questo momento, comunque si sta bene, non è un grosso problema. La baita più avanti lì è aperta e si potrebbe anche dormire dentro perché è asciutta e pulita ed è abbastanza in ordine. E nulla, adesso ci cuciniamo qualcosa e poi riprendiamo la strada. Minestrone di riso oggi, riso 100% italiano. Vabbè, dal 1838.
La bike del 1860, ma mi sembra messa peggio. Vediamo. Siamo quasi, eh? Ci siamo. Passabile. Buon appetito. È davvero un peccato che si sia rovinato il tempo. Sembrava una buona giornata, invece è diventato nuvolo e fa anche freddo, parecchio freddo. Comunque è sempre un piacere essere fuori. Queste sono castagne cotte al vapore, buonissime, buonissime. Il vantaggio delle giornate come oggi è che in giro non c'è nessuno, c'è un silenzio incredibile. Sembra quasi di sentir battere il cuore. C'è bisogno ogni tanto di caricare batteria. E l'una? L'una meno 5. Adesso bevo ancora un po' di tè. Mi rimetto sui ramponi. Ci sarà da faticare un quarto d'ora a scendere. Dopo la strada ridiventa bella. E rientro. Comunque mi è piaciuto lo stesso. Ci sono un sacco di piccole slavine che si sono staccate. Adesso la neve è ben stabile, ma evidentemente ne è venuta tanta tutta insieme. Non sempre è un bene. Va bene. Ok, siamo pronti a rientrare. Speriamo di fare in fretta, insomma, perché fa un freddo incredibile. Ciao, alla prossima! Camminare con i pantaloni di piedi non è mai troppo una bella cosa. Con questi scarponi qui avevo ancora un'emissione. Hanno la suola morbida. Non sono molto adatti, si sente abbastanza buono e non è bello. Comunque si fa lo stesso, non è un problema. L'importante è essere sicuri. Comunque, guardate che meraviglia intorno. Sì. Ancora uno spettacolo. Ecco, abbiamo ripreso il sentiero grosso e le stranezze della montagna, no? Adesso sta
stiamo uscendo un po' di sole, si illumina tutto, quindi tutto bellissimo, come sempre insomma. Guardate che bello il sole, no? Ecco il sole. Va bene, adesso ci mettiamo i ramponi per fare l'ultimo pazzo qua e poi siamo a posto insomma. Oh, molto bene. Siamo già arrivati alla chiesetta di Rosei e qui conclude la nostra passeggiata di oggi. Guardate che meraviglia, adesso è tornato un po' di sole tra le piante e fa la sua figura insomma, è veramente bello. Ecco, e davanti a questa bella baita si conclude la nostra passeggiata. È tornato il sole ed è bellissimo, il prato qui è magnifico, io spero vi sia piaciuto e vi faccio ancora ammirare uno degli ultimi miracoli di questa passeggiata. Guardate che bellissima rosa gialla, un bocciolo meraviglioso nonostante il freddo e nonostante l'inverno. Questo è il segno che la montagna vive sempre. Alla prossima avventura e arrivederci, ciao.